Quanti amici? Aspetta. Vediamo. Buongiorno, e io chiedo scusa se vi interrompo, ma ho bisogno di sapere nome, cognome, azienda. Parli col titolare. Titolare? Sì. Nome, cognome, azienda. Artale Paolo, azienda Tiscoff SAS. Di dove? Avola, provincia di Siracusa. La città delle mandorle, del vino, di tante altre belle cose. Sì, sì. Noi qui a Catania siamo estasiati dai vostri profumi, dall'atmosfera strepitosa che abbiamo trovato, il gran caldo che in tutta Italia in questo momento insomma proprio non c'è. Eh sì, infatti, da noi fortunatamente tutto l'anno, o quasi tutto l'anno c'è caldo. Allora, la sua compagnia di gestione? Sì, è una piccola azienda del settore, ovviamente del settore cialda, e lavoriamo nel nostro territorio. Solo OCS o anche vending machines? No, OCS. Con quale marchio? Caffè Mohawk. Ecco, oggi siete qui per visitare il terzo Expo Vending Sud. Un'opinione su questa manifestazione? È ben organizzato soprattutto, e trovo moltissime aziende e che è interessantissima la cosa. E qui allo stand della Nutis cosa avete trovato di particolarmente interessante? Siamo appena arrivati, abbiamo visto qui le novità insomma di diverse cialde, di diversi gusti, e stavamo così vedendo se potrebbe essere interessante per noi, ecco, perché comunque le novità fanno sempre piacere dal punto di vista economico. Operate solamente ad Avola, in provincia di Siracusa, o anche in altre province? No, nella provincia di Siracusa. Bene. E qui abbiamo un collaboratore o un amico? Un amico, un accompagnatore. Sì, non sono insomma in questo ambiente, quindi non saprei. Però comincia a respirare odore di caffè. Sicuramente qua uno può vedere quante cose nuove uno può trovare ogni anno. È un mondo che conosce quello che vendi. Come, scusa? Conosce il mondo del vending? Del vending no. Questo mondo, il mondo della distribuzione automatica, non lo conosce per niente. No, quindi è la prima volta che viene a una fiera. Sì, esattamente. Qual è la sua opinione su questo settore? Beh, è un settore che io non pensavo era così florido. Florido, pieno di persone che sono attente alla cultura del gusto e del servizio per il cliente finale, il consumatore, certo, finale. Sempre di fare contento ovviamente l'utilizzatore, cioè chi fruisce poi di questi prodotti. Allora, io intanto vi ringrazio a nome dei telespettatori di Vending TV, che vi invito a salutare. Saluti a tutti i telespettatori. Ciao a tutti. Bene, Fabio Russo per VendingTV.it, per il momento è tutto. Noi continuiamo nel nostro giro itinerante attraverso i corridoi dell'Expo Vending Sud 2011.